chiaramente grande soddisfazione, fiducia nella giustizia che non c'è mai mancata. E ringraziamo il presidente Zamparini per tutto quello che ha fatto nel tempo per questa società e per questa città. Questo lo può mettere virgolettato. Sì, presidente, dal primo momento, dal primo impatto che ha avuto con questa realtà, dico, ha capito che comunque il Palermo stava bene economicamente, soprattutto su questa situazione, dico, non aveva problemi. Assolutamente, l'ho detto subito dopo aver analizzato attentamente i bilanci della società e anche alcuni parti della contabilità, nonché anche i bilanci delle tutte le società di Serie A per gli ultimi 2-3 anni, per vedere dove si collocava il Palermo dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Il Palermo era in una ottima posizione già allora, ecco perché io dico che dobbiamo comunque ringraziare Zamparini, perché il bene della società proviene anche da tempo, da tanto tempo. Può essere sicuramente questo uno sprint in più per la squadra per poi ottenere la promozione sul campo, presidente? Beh, non c'è dubbio che oggi siamo tutti più contenti, più sereni e si affrontano le cose con maggiore fiducia. Ai tifosi vuole dire qualcosa? Grazie perché ci siete stati vicino e speriamo che sarete sempre di più accanto a noi.